Match rimette i quattro ferri. Per te piano, Paul Digri. Dall'esterno, pivot Griff impegna Phoenix HBD e Pantera Pit. Si ritrae subito, pivot Griff, passa Phoenix, Pantera Pit è seconda, sbaglia pivot Griff all'imbocco della prima curva. La squalifica per Pivot Griff dopo 200 metri in 15-2. Pantera Pit anticipa Pietrasanta e va a sfilare per prima su Phoenix HBD. Per linee esterne anche Paul Digri che anticipa Palisander. Passa anche Pietrasanta. 31,5 ai primi 4. Non c'è un attimo di respiro perché anche la nuova leader subisce un affondo. È quello del favorito Paul Digri che gradualmente si va a proporre al fianco di Pietrasanta. Primi 600 metri in 45,8, 14,2 il terzo parziale. Pietrasanta accelera, Paul Digri prova a ripiegare. Poi Pantera Pitta che in qualche maniera prova a serrare sotto, operazione che riesce dopo 800 metri in 1 minuto e un decimo, 14,3 questa frazione. Il secondo quarto è andato ad altissima andatura, l'errore nelle retrovie di Paola Radcliffe Kiu che finisce squalificata. Pietrasanta rimane al comando, Paul Digri allora si adegua perché il primo chilometro se ne va addirittura in 1:15 e mezzo. Sposta al largo Project Model che è pedinato da primo match e si vanno a formare le pariglie a metà della penultima curva con Pietrasanta che inizia il secondo chilometro con una frazione lenta in 16:3. Si torna di là, Pietrasanta in evidenza, tre quarti di lunghezza nei confronti di Paul Digri, poi Pantera Pit a tiro, Project Model in seconda pariglia esterna, ancora Palisander e primo match. 15 e mezzo di accelerazione questo paletto da parte di Pietrasanta che sembra controllare Paul Digri a 500 dal palo, Paul Digri però generosamente si ripropone, Pantera Pit sempre lì a contatto così come Project Model. La frazione di là in 14,2, secco a lungo 2,1,7 primi 1,6, praticamente da 1,16 al chilometro e match tra Pietrasanta e Paul Digri. L'errore di Project Model che libera la destra a Pantera Pit che viene via in terza corsia, tre cavalli in diagonale all'ingresso e addirittura con Pantera Pit che prende sotto tiro Pietrasanta e Paul Digri a metà della dritta d'arrivo. Pantera Pit che è passata in vantaggio di giustezza. Pantera Pit che regola Pietrasanta e Paul Digri, il tutto in 2:31 e mezzo. 29,7 la chiusa, 1:15,7, 2000 metri. Rimane a guardare praticamente per tutto il percorso. Una bella vittoria di Pantera Pit con Massimo Esposito, 9,47 al totalizzatore. La quota di questa figlia di Gruccione Jet, la guerra privata tra Pietrasanta e Paul Digri, la vince la leva di Mangiapane che mantiene mezza lunghezza per salvare la miglior piazza. 2:53 l'arrivo ufficioso della quarta, 2:31 e mezzo sul mio cronometro.